porta a conclusione gli interventi di riqualificazione del centro storico di Figline, che sono partiti con la riqualificazione, la ripavimentazione in pietra dei corsi Mazzini e Matteotti, sono proseguiti con gli arredi nella piazza Marsilio Ficino e con la completa realizzazione della nuova illuminazione molto scenografica della piazza, e arrivano finalmente a toccare questa parte che è un po' il cuore del nostro territorio dal punto di vista proprio delle mura medievali, perché è la parte in cui si leggono maggiormente quelli che sono le rimanenze proprio delle mura storiche di epoca medievale. In questa parte del giardino abbiamo scelto di investire quasi 300.000 euro per poter rendere quest'area nuovamente fruibile come vero e proprio parco urbano per la nostra cittadinanza. In primo luogo saranno ovviamente rimossi i pini, che sono considerati purtroppo elementi di rischio, come sappiamo le radici che affiorano e che non vanno in profondità, ma soprattutto l'elevata altezza che hanno raggiunto questi pini hanno portato queste piante ad essere arrivate al fine vita utile, e quindi c'è la necessità di sostituirli. Proprio però per andare nella direzione di creare un vero e proprio parco dedicato anche alla biodiversità, in quest'area saranno realizzate nuove piantumazioni, saranno installati moltissimi alberi, arbusti e vegetazione verde, per permettere a questo parco di tornare ad essere veramente un'area più fruibile, perché con presenza anche di aree ombreggiate, con aree verdi, anche al fine di catturare al meglio la CO2, che come sapete uno degli obiettivi fondamentali oggi delle nostre città è raggiungere e abbattere i livelli di inquinamento attraverso una migliore scelta del verde urbano. Oltre al verde, ovviamente l'area sarà completamente rinnovata anche dal punto di vista dell'abbattimento delle barriere architettoniche, perché questi vialetti ormai distrutti proprio dalle radici dei pini saranno completamente ricostruiti e rifatti, ma saranno anche installate all'interno dell'area delle sedute e delle vere e proprie gradonate che accompagneranno le scarpate esistenti, in maniera tale che si possa appunto vivere quest'area del centro di Figline continuativamente durante il giorno, anche la sera. Quest'area era stata oggetto negli anni e nei mesi scorsi anche di atti di vandalismo, e noi pensiamo che il miglior modo per evitare comportamenti scorretti come gli atti vandalici sia quello di rendere le aree più vivibili da parte delle persone, a partire dalle famiglie che potranno utilizzare l'area anche con i bambini, arrivare anche alle persone anziane che troveranno tante sedute e quindi un'area accogliente anche per chi magari ha una fragilità motoria. Un lavoro complessivo a cui teniamo moltissimo e sul quale stiamo appunto lavorando da diversi mesi, che porta anche ad avere un finanziamento dalla Regione Toscana dedicato alla riqualificazione delle mura che abbiamo utilizzato proprio per questa porzione di film. Il taglio del nastro ha l'obiettivo di essere proprio nei giorni precedenti ad autunno, proprio perché ci serviva il mese d'ottobre in maniera piena per poter fare le nuove piantumazioni, essendo la fine di settembre e i primi giorni di ottobre quelli più idonei per piantare ovviamente le alberature in maniera tale che possano sopravvivere adeguatamente e non invece essere piantate in estate, quando sarebbero dal caldo a rischio proprio per la propria vita. Quindi l'obiettivo è arrivare ad autunno con il parco completamente nuovo e quindi anche poterlo far vedere ai tanti visitatori della manifestazione nel mese di novembre.